Bentrovati a Notizie di Prato TG. Allora, oggi primo giorno di maturità, siamo andati fuori dalle scuole a vedere come è stato questo primo giorno di esame di Stato. Il tema, tracce che sono piaciute molto ai ragazzi. Sentiamo Alessandra Grati. Primo giorno di maturità per 1650 studenti pratesi che questa mattina hanno affrontato la prova di italiano. Alle 8.30 la vicepresidente della provincia Paola Tassi è andata al Dagomari per augurare un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Alle 9 è iniziata la prova con la lettura delle tracce. 6 ore a disposizione con la possibilità di consegnare dopo 3. Verso le 13.30 i ragazzi hanno iniziato a uscire dalle scuole. Aria stravolta, stanchi ma in generale soddisfatti. Ho fatto la tipologia B, socio-economico, sulla creatività. Questo qui non era aspettato, a differenza di altri che magari erano più aspettate, tipo sulla Costituzione. Anch'io ho fatto la tipologia B, il socio-economico, che appunto parla della creatività. E spero sia andata bene, anche perché sono argomenti attuali. Io ho scelto la tipologia B, ambito scientifico-tecnico. Abbastanza bene, pensavo fosse più difficile. Che tema hai scelto? Ho scelto la tipologia B, l'ambito storico-culturale, e ho scelto le masse e la propaganda. All'inizio ero un po' spaesata perché comunque, poi però è quello che mi ha interessato di più anche riguardo ai documenti che ci hanno dato. È andata bene, secondo me le prove erano tutte fattibili, io mi sono concentrato sull'ultima. Diciamo ero un po' indecisa tra due temi, c'era diciamo la solitudine, però sta venendo un po' troppo pesante come tema, quindi ho deciso di fare la creatività. Ma mi ha colpito molto il modo in cui racconta la sua esperienza con l'ideologia antisemita che appunto era presente in quel periodo. Ho fatto l'analisi del testo e mi è sembrata di farla abbastanza bene. Stamattina c'era tanta ansia, soprattutto quando sono arrivata a scuola e ho visto tutte le persone qua davanti, ho realizzato che stava per iniziare. E la prima prova, diciamo, spero sia andata bene, l'unica paura magari può essere, come sempre, di essere andati un po' fuori traccia. Allora, inizialmente ero presa un po' dall'ansia, infatti ho avuto un po' un crollo emotivo. Il tema era ho fatto quello sulla solitudine, mi sono trovato molto bene perché mi riguarda, diciamo. Domani i ragazzi torneranno in classe con la prova specifica per ogni indirizzo. Domani che cosa ti aspetta? La seconda prova d'inglese. Domani è tosta. È dura, però vabbè, sono abbastanza pronto, quindi. Poi pausa fino a lunedì con il quizzone, che con il prossimo anno scomparirà dagli iscritti. 3 anziani truffati e derubati dei loro risparmi, è successo nella mattina di ieri, 2 colpi messi a segno a poco più di un'ora di distanza l'uno dall'altro, spacciandosi per un addetto della raccolta dei rifiuti e per un agente della polizia municipale. 2 uomini sono riusciti a rubare 3.400 euro in contanti e gioielli ad una coppia di anziani e successivamente il finto spazzino ha fatto lo stesso con una terza anziana a cui ha sottratto 400 euro. Il primo era giro intorno alle 12 in via Fra Bartolomeo, stesso trucco riuscito poco dopo alle 13.30 a Mezzana, dove è entrato in azione solo uno dei 2 truffatori. Quando si sono accorti di essere stati derubati, gli anziani hanno chiamato la polizia, fornita la descrizione dei 2 uomini, sicuramente italiani. I poliziotti hanno organizzato le ricerche che però non hanno dato risultati. Aveva nascosto la cocaina in un calzino infilato nelle bocchette dell'aria condizionata della sua auto, ma lo stratagemma non gli è servito ad evitare l'arresto. I carabinieri della tenenza di Montemurlo tenevano da tempo sotto controllo l'uomo, un marocchino di 50 anni, e così quando sono entrati in azione ieri sera lo hanno fatto a colpo sicuro. L'operazione si è conclusa a San Giusto, dove lo spacciatore è stato bloccato dai militari che lo avevano seguito per tutta la sera. Oltre alla sostanza stupefacente, il cinquantenne aveva con sé 1.400 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e quindi sequestrati. L'uomo è stato quindi arrestato. Videosorveglianza, soldi dal governo ai comuni, ecco dove saranno installate le telecamere, però resta il fatto che Poggio a Caiano non è tra i comuni che potranno beneficiare di questa misura. Sentiamo Nadia Tarantino.
Soldi in arrivo dal Ministero dell'Interno per aumentare la sicurezza urbana attraverso l'installazione di nuova videosorveglianza. Lunedì prossimo in prefettura si riunirà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la sottoscrizione dei patti che consentiranno a ogni comune di implementare il sistema di telecamere utile a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità. Ogni amministrazione comunale ha individuato le zone più di altre interessate da situazioni di degrado e illegalità. Resta al momento fuori dalla possibilità di finanziamento il comune di Poggio a Caiano, che ad oggi non ha ancora risposto alla richiesta della prefettura di indicare le aree nelle quali installare le telecamere. Il prefetto ha fatto sapere di aver inviato più di un sollecito, ma forse per la concomitanza con le elezioni non sono arrivate risposte. Sorpreso il sindaco Francesco Pugelli, che sul progetto ha le idee chiare: telecamere agli ingressi del paese, nei giardini delle scuole, nel centro storico e nella zona di via Risorgimento e via Garibaldi. Per Prato le zone dei Trebbi, Maliseti, Figline e Santa Lucia, Mezzana e Pizzi di Monte. Per Carmignano si parla di Comeana e Bacchereto, Piazza della Costituzione, giardini pubblici di via Pallarciano per Montemurlo, area Tavianella La Storaia a Vernio, un tratto di 325 all'altezza di Usella per il territorio di Cantagallo e all'altezza di via Sofignano per Vaiano. Una volta firmati i patti sulla sicurezza urbana, ogni amministrazione comunale potrà presentare i progetti tecnici che la prefettura invierà entro il 31 agosto al Ministero per l'ammissione ai finanziamenti. E il sindaco di Poggio, Francesco Pugelli, ha precisato che il comune, come da richiesta della prefettura, ha risposto in data 19 aprile comunicando le aree per le quali chiedere il finanziamento al Ministero dell'Interno. Non solo. Il sindaco Martini, spiega Pugelli, ha partecipato ad una riunione il 10 maggio dove si parlava dell'argomento e alla quale era stata annunciata una riunione con i tecnici del comune che non è mai stata convocata. Via Frascati è stata chiusa stamani per un grave incidente avvenuto intorno alle 8.30 che ha provocato il ferimento di un anziano. Un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un altro mezzo in sosta ai lati della carreggiata. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza che ha al soccorso il conducente dell'auto in codice rosso. Si tratta di una persona di 92 anni. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha dovuto chiudere il tratto di strada interessato. Da capire le ragioni per le quali l'anziano ha perso il controllo del veicolo. L'auto protagonista dell'incidente ha finito la sua carambola sul marciapiede dove per fortuna non stava transitando nessun pedone. E un altro incidente, un uomo di 67 anni è ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano dopo essere stato coinvolto in un gravissimo sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Donizetti e via San Paolo. La vittima è un cittadino cinese che poco prima delle 20 stava transitando in bici lungo via Donizetti quando è stato travolto dall'auto condotta da un italiano. Immediati soccorsi con un'ambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso il malcapitato all'ospedale. Qui i medici hanno riscontrato un politrauma, si sono riservati la prognosi. Sul luogo dell'incidente intanto sono intervenuti gli agenti degli uffici sinistri della Polizia Municipale per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Allora, torniamo a occuparci della demolizione del vecchio ospedale di cui vi abbiamo parlato anche ieri, perché l'ASL ha deciso che domani non ci sarà nessuna apertura delle buste delle offerte per partecipare alla gara della demolizione, perché si preferisce aspettare il giudizio del TAR sul ricorso di uno degli esclusi dalla gara. Sentiamo. Colpo di scena nella gara d'appalto per l'abbattimento dell'ospedale Misericordia e Dolce. Contrariamente a quanto valutato inizialmente, la commissione nominata dall'ASL ha deciso di sospendere l'apertura delle buste che avrebbe dovuto tenersi domani, in attesa della decisione del TAR sul ricorso di Varvarito, esclusa per un errore nella presentazione dell'offerta. Secondo l'ASL, la decisione dei giudici amministrativi toscani dovrebbe arrivare a metà luglio. Solo dopo la gara potrà riprendere con l'apertura delle buste delle aziende partecipanti, al momento 13. Di fatto è l'ennesima tegola che cade su questa partita, ritardandone il fischio d'inizio. A questo punto l'apertura del cantiere per l'abbattimento non potrà avvenire prima dell'autunno e la previsione è ottimista. Molto dipenderà da quando e cosa deciderà il TAR. Diventa una chimera quindi l'inizio dei lavori per la costruzione del parco urbano che sorgerà al posto del vecchio ospedale entro questa legislatura.
Maxi controllo della polizia stamani ai macro lotti, personale della stradale e del reparto prevenzione crimine di Firenze hanno passato in rassegna alle aree industriali della città con l'aiuto delle unità cinofile e di un elicottero del reparto volo di Firenze per un totale di 21 agenti coinvolti. I controlli si sono concentrati sul trasporto merci, sono state identificate 64 persone di cui 28 extracomunitarie, 28 i veicoli controllati di cui uno sottoposto a sequestro e 3 a fermi amministrativi. Sono stati ritirati 4 documenti tra patenti e carta di circolazione, 24 le sanzioni elevate per aver violato il codice della strada. La questura fa sapere che nel corso dell'estate servizi straordinari come questo saranno ripetuti ed estesi anche ad altre aree urbane ed extraurbane e in orari diversi per coniugare le esigenze attinenti alla sicurezza e quelle della legalità stradale. Parliamo del fallimento del gruppo Grassi, aperta e subito rinviata l'udienza in tribunale. Nadia Tarantino. Aperta e rinviata a luglio l'udienza per decidere sull'istanza di fallimento del gruppo Grassi presentata a metà dello scorso maggio dalla Procura di Prato. Il giudice Raffaella Brogi si è presa un paio di settimane per studiare la documentazione presentata in seguito alle mosse della Procura, il cui obiettivo è quello di mettere al riparo gli interessi dei creditori, in primis gli ex dipendenti, dopo che il liquidatore giudiziale ha comunicato le difficoltà dell'azienda a rispettare le condizioni previste dal concordato preventivo in continuità aperto nel 2011. Una settantina i lavoratori che chiedono da molto tempo e a gran voce di ricevere le spettanze non ancora pagate. Complessivamente qualcosa come 650.000 euro, vale a dire l'ammontare delle 7 mensilità che mancano all'appello per chiudere i conti con gli ex dipendenti che rientrano nel novero dei creditori privilegiati. Sono state proprio le lamentele di chi da anni aspetta di vedere i soldi a spingere la procura a presentare l'istanza di fallimento rispetto alla quale il giudice si è riservato la decisione. Un'azienda storica e per decenni anche solida la Grassi, che negli anni d'oro è arrivata a contare decine di commesse e decine di dipendenti. Poi l'inizio del tramonto con un passivo di circa 30 milioni a cui la proprietà ha cercato in un primo momento di far fronte cominciando a vendere il patrimonio. Diversi i beni finiti all'asta, ma nessun euro nelle tasche dei lavoratori, che si sono riuniti anche in comitato per dare un'unica voce alla protesta che nelle settimane scorse è stata recepita dalla procura. Ed è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi auguro una buona serata.